tutte le informazioni. Voi fate anche macchine che fanno foto in 3D come questa Bloggy Sony? Sì, questo modello è NX300 2013, ha quest'ottica dedicata a 45 mm f1.4 che tramite un tasto direttamente sull'ottica impostato su 3D che consente di fare foto in tre dimensioni. Ma com'è il sistema? Cioè che modo? Cioè... scatta la foto, scatta due fotografie. Automaticamente esatto, sposta il... esattamente, collegandola poi tramite ingressi al TV, possiamo vederla in automatico. Quelli sono esempi che... ho capito. Si può vedere? Cioè ad esempio? Posso? Cosa costa una conduccia così? Allora la fotocamera che fa con possibilità di far 3D? Allora la fotocamera uscirà a un prezzo di circa 749 749 euro? 749 sì. Prezzo dell'ottica 499 per questo 3D ora, questi qui sono... ma fa anche i video, no? Video e foto. Ma come fa a spostarsi a altissima velocità da sinistra a destra? Oppure fai in parallelo contemporaneamente? Cioè, come fa? Com'è che fa a fare due foto? Cioè, per i video si sposta ad alta velocità? Come detto che fa? No, cioè, se lei guarda qui dentro, si vede... Sì, cosa c'è? Che c'è? Due... così. C'è due forellini invece uno solo dentro l'occhio. Sì, sì. E poi fa altro che dividere il sensore in due parti e rileva la parallasse degli occhi, è come se lei avesse due occhi. Ma la parallasse non è troppo vicino per... No, no. Si riesce a fare la parallasse, si riesce a fare i sistemi di messa a fuoco automatici di fase, per esempio, montano le reflex sulla nostra NX300, per esempio, utilizzano due pixel all'interno del sensore, però, sono pochi millimetri. Capito. Però bastano e sono sufficienti per creare l'effetto. Voi proponete anche qualche software particolare per fare, per mettere insieme i clip video 3D oppure no? Cioè, al momento no. Io uso, per questo uso il Magic per i video. Sì, ma invece anche per MPO su 3D per il computer. Senti, usare tranquillamente gli stessi software. C'è un qui c'è qualche cosa che parla sì, di sì. Qua dentro? Ci avete anche proprio uno specifico per questo? Sì, non tecnicamente, cioè ci trova le caratteristiche tecniche, ci trova i prodotti, ho capito. Ci trova l'obiettivo, ovviamente non è una brochure che le spiega come funziona il 3D, però trova tutte le informazioni. Per caso usa anche le filtri a posizione rotatoria, no? Certo. Polarizzatore nel filtro di azione neutra, ci sono. Ho capito. Va bene, la ringrazio. Prego. Tortura questi modi.